Il breve intervento di questa sera l'ho intitolato L'acqua, un bene prezioso. Se riesco a mantenermi nei 15 minuti, forse capirete perché. Vediamo se ce la facciamo. Allora, come ci ricorda il libro della Genesi, nel principio il nostro pianeta era costituito solo da acqua che ricopriva la Terra. Finché il terzo giorno Dio non separò le acque dalla terraferma. E da allora diciamo che l'acqua ha sempre avuto la meglio sulla terraferma, ok? Tant'è vero che il nostro pianeta è composto per il 70% da acqua. E la nostra Terra viene anche chiamata per questo il pianeta azzurro, per via degli oceani e dei mari che occupano la maggior parte della sua superficie. Quindi l'acqua è l'elemento fondamentale per la vita, fondamentale non solo per la vita di questo pianeta, ma anche per la nostra stessa vita. Infatti il nostro organismo è composto in gran parte da acqua. In un neonato circa l'80% del suo peso corporeo è costituito da acqua. Poi man mano che si cresce l'acqua corporea diminuisce fino a rappresentare il 60% circa del peso di un uomo adulto e circa il 50% del peso di una donna adulta. Perché questa differenza tra uomini e donne? Perché noi donne siamo più morbidose, siamo state fisiologicamente dotate di un maggior tessuto adiposo che per definizione è più povero di acqua. Ora, vi dicevo, l'acqua è un elemento fondamentale. Infatti l'acqua si trova all'interno di ogni nostra cellula e collabora in tutte le sue funzioni. Allora, solo per darvi un'idea, l'acqua costituisce ad esempio il 75% della nostra massa cerebrale. Poi l'acqua la troviamo anche nel sangue, dove forma il plasma, quindi la parte liquida che scorre nelle arterie e nelle vene e consente quindi ai nutrienti di raggiungere le cellule. Poi l'acqua trasporta anche i residui liquidi fino ai reni, dove verranno poi eliminati sotto forma di urina. L'acqua si trova anche dove? Nel sistema digestivo, dove facilita l'assorbimento, la digestione, insomma, facilita anche l'eliminazione dei residui attraverso le feci. Non solo, lo sappiamo tutti purtroppo in questi mesi estivi, l'acqua facilita anche la regolazione della temperatura corporea con questa fastidiosa sudorazione con cui tutti dobbiamo combattere, che però effettivamente è un bene. E poi l'acqua aiuta a mantenere umidi anche i nostri occhi. Però ovviamente nella realizzazione di tutte queste funzioni il corpo perde ogni giorno circa 2,5 litri di liquidi. E questi liquidi devono essere ricostituiti in qualche modo perché il nostro organismo riesca a funzionare a dovere. Questo processo si chiama bilancio idrico e serve appunto a mantenere un equilibrio tra le perdite idriche e le entrate di acqua. Ora, in condizioni basali, il 60% della perdita giornaliera di acqua avviene con l'urina e poi con le feci. L'aumento della temperatura invece e l'esercizio fisico fanno aumentare le perdite idriche attraverso la sudorazione e attraverso quella che si chiama la perdita insensibile di acqua attraverso la cute e i polmoni. Al contrario invece la regolazione delle entrate di acqua si attua attraverso lo stimolo della sete. Come facciamo a capire che il nostro organismo ha bisogno di acqua? Quali sono i segnali di allarme che ci lancia? Beh, intanto quando avvertiamo ovviamente la sensazione di sete, quando sentiamo che la nostra saliva diventa un po' spessa, quando la nostra urina si fa di colore giallo intenso con un odore un po' forte, quando avvertiamo anche difficoltà ad evacuare. Cosa fare però per prevenire a questo punto questo stato di iniziale disidratazione? Beh, in linea generale si consiglia di bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno, che grosso modo corrispondono a 1,5 litri di acqua, senza però aspettare di avvertire i morsi della sete, perché a quel punto è un segnale che si innesca troppo tardivamente e vuol dire che già siamo in uno stato di iniziale disidratazione. Se poi siamo nei mesi estivi e stiamo praticando sport, dovremmo anche incrementare questi 8 bicchieri giornalieri. E poi c'è un altro trucco, diciamo così, che ci permette di evitare la disidratazione, che è quello di consumare giornalmente una buona quantità di frutta e verdura che contengono una quantità di acqua non trascurabile. Immagino che lo sappiate, ma l'acqua è anche un prezioso alleato contro l'obesità. In modo indiretto però, perché? Perché intanto è una bevanda con 0 calorie e
ben prima che la Coca-Cola inventasse la Coca Zero, avevamo a nostra disposizione una bevanda a zero calorie. Quindi vuol dire che possiamo berne a volontà, senza incorrere nei rischi che invece sono associati al consumo di alcolici, succhi di frutta e bevande zuccherate, che purtroppo sono di facile reperibilità. E poi bere qualche bicchiere di acqua prima del pasto favorisce anche il senso di sazietà, e questo ci aiuta anche a mangiare di meno. Ora, per noi è davvero facile ottenere l'acqua quando ne abbiamo bisogno. Dobbiamo semplicemente aprire il rubinetto e per magia l'acqua scende. Ma non bisogna pensare che la semplicità di questo gesto renda l'acqua meno preziosa e meno indispensabile. Perché? Perché c'è un duro e attento lavoro dietro l'utilizzo immediato di questa risorsa, e per questo dobbiamo imparare tutti a rispettarla. Infatti vi ho detto che il nostro pianeta è costituito per il 70% da acqua, ma di questo 70% solo l'1% è potabile allo stato naturale. E purtroppo in molte zone del mondo, come potete osservare, questo tipo di acqua è l'unico tipo di acqua disponibile. E cosa succede? Che sono spesso acque contaminate che, anziché favorire la vita, portano con sé malattie e spesso anche la morte, soprattutto nei bambini. Ora, nella parte di mondo dove noi viviamo, con l'avvento dell'industrializzazione, l'uomo però ha iniziato piano piano a depurare l'acqua che utilizzava sia per la sua igiene sia per l'alimentazione. E cosa ha fatto? Ha dotato gli acquedotti urbani di sistemi che assicurano acqua potabile per tutta la collettività. E anche questo va sottolineato. E i risultati si sono visti subito. Qui vedete un grafico che parla da solo. Cioè, nel momento in cui sono state messe in atto le prime leggi sull'utilizzo dell'acqua, nel momento in cui sono stati messi in atto i primi interventi igienico-sanitari, subito l'aspettativa di vita si è innalzata e contemporaneamente si è diminuita drasticamente la mortalità infantile. Ora, per acqua potabile noi intendiamo l'acqua che è destinata e adeguata al consumo umano. Diciamo che quando parliamo di acqua potabile ci riferiamo a due grandi categorie. Abbiamo l'acqua di acquedotto, quella che arriva direttamente nelle nostre case, e poi abbiamo l'acqua in bottiglia. Ora, il settore delle acque in bottiglia, dell'acqua potabile, è regolato dal decreto legislativo del 2001, che mira a proteggere la salute della popolazione, indicando i limiti di concentrazione delle sostanze disciolte in acqua e ritenute nocive. Però dovete sapere che esiste una doppia legislazione sui criteri di potabilità, cioè vengono autorizzati e tollerati limiti diversi per l'acqua di rubinetto e per l'acqua in bottiglia. E questo perché? Perché in realtà l'acqua in bottiglia, l'acqua minerale, nasce con una funzione specifica, cioè nasce come un rimedio ad hoc da utilizzare per rispondere a necessità terapeutiche individuali e periodi di tempo controllati. Ad esempio la gravidanza, calcolosi renale, eccetera. Ora non è la sede per approfondire, però insomma l'idea delle acque minerali nasce con questa funzione, quindi a scopo più che altro terapeutico. Poi, ed ecco perché la legge consente dei valori di concentrazione limite diversi, no? Perché un presidio terapeutico si prende anche per un tot periodo di tempo, non in modo indefinito. Però le campagne mediatiche, la pressione, hanno fatto sì che l'utilizzo delle acque in bottiglia sia diventato di uso comune. Io ovviamente sono un po' di parte, però diciamo che l'acqua di rubinetto viene purtroppo bistrattata, no? A destra e a manca, quando in realtà l'acqua di acquedotto viene sottoposta ad analisi fisiche, chimiche e batteriologiche continue da parte di laboratori che sono autorizzati, laboratori che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che mandano i loro risultati alle aziende sanitarie. Allora ci si chiede: se l'acqua di rubinetto è sana, ed è sana, è controllata ed economica, perché siamo la popolazione con maggior consumo di acqua minerale in Europa e perché siamo terzi nel mondo?
Allora io non ho la risposta, però insomma spero che da oggi in poi tutti i presenti iniziano ad aprire l'urbinetto anziché stappare una bottiglia di acqua minerale. E questo ha un risvolto importante perché in media ogni italiano consuma in un anno 190 litri di acqua minerale, alimentando un giro d'affari di 3,2 miliardi di euro. Secondo Legambiente, poi, ogni anno circolano la bellezza di 300.000 TIR sulle nostre strade solo per trasportare l'acqua minerale. Per non parlare del fatto che per produrre 30 bottiglie di acqua ci vogliono un chilo di PET, 17 litri di acqua, senza contare poi le emissioni in atmosfera per la lavorazione delle bottiglie. Una volta poi che l'acqua è stata bevuta, ci vogliono poi 10 centesimi per ogni bottiglia che deve essere riciclata, sempre che questa non venga abbandonata nell'ambiente e a quel punto ci vorrà un secolo perché questa bottiglia venga smaltita. Per cui che dire, bere acqua del rubinetto non è solo una scelta intelligente e sicura, che è quello che a volte ci preoccupa di più, ma è anche una scelta ecologica. E comunque l'acqua che beviamo non è rappresenta solo una piccola parte di quella che usiamo quotidianamente. Vi lascio con le 10 regole del risparmio idrico, le conosciamo tutte però a volte non le applichiamo, come chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti, quando ci laviamo le mani, usare la lavatrice, la lavastoviglie a carico pieno, eccetera eccetera. E ecco, l'acqua ci dà la vita. Impareremo noi a rispettarla e a condividerla?